Ciao a tutti ragazzi, bentornati ad un nuovo episodio di Chiacchiere da bar con il bar della psicologia. So che vi sono mancato, i miei capelli sono orribili, devo vedere assolutamente un barbiere. Però oggi non siamo qui per parlare di un eventuale mio restyling, piuttosto sono molto contento di poter rispondere a delle richieste che mi sono state fatte da alcuni di voi. Su richiesta di uno di voi mi è stato commissionato, ecco, mettiamola così, una piccola ricerca sull'agorafobia. Allora, innanzitutto, quando noi parliamo di agorafobia, parliamo di tutto un aspetto comportamentale che ha come risposta finale l'incapacità in alcune situazioni di uscire di casa. Che cosa vuol dire? Innanzitutto, l'agorafobia che cos'è? Cos'è una fobia? Il discorso è molto ampio e sulla base del tipo di struttura di pensiero o di corrente psicologica che seguite, l'agorafobia può essere più simbolica o più cognitiva, dipende un pochettino. Tant'è che nella psicanalisi l'agorafobia si cura in una modalità, mentre con la CBT, per cui la terapia cognitivo-comportamentale, si cura in tutt'altra maniera. Però io come al solito vi do un quadro generico e soprattutto che sia sufficientemente esaustivo sia per farvi capire il disagio percepito sia per permettervi di intendere effettivamente che cos'è l'agorafobia di per sé. Partiamo dal presupposto che una persona che soffre di agorafobia è una persona che tendenzialmente percepisce un'enorme paura legata all'ansia che potrebbe sentire in un luogo nel quale non vi è via d'uscita. Ovviamente le vie d'uscita sono elementi di controllo personale. Se voi entrate in un magazzino o se voi doveste entrare piuttosto in un centro commerciale, in entrambi i casi trovereste sempre delle uscite di emergenza. Non è che se uno lavora spostando pacchi o lavora in un ufficio o lavora in qualsiasi altro ambiente di questo tipo non ha a disposizione le canoniche vie d'uscita, le canoniche modalità di sopravvivenza, adattamento a quelle che possono essere delle situazioni di crisi. Però qui è proprio un aspetto percettivo. La persona percepisce di non avere quel controllo che vorrebbe invece poter magari possedere in quel momento e di conseguenza si sente disarmata ed incapace nell'ipotetica situazione in cui volesse scappare di farlo. È complicato dettare un solo elemento che possa determinare l'insorgere di un disturbo come l'agorafobia. In alcuni casi parliamo di terapie nelle quali la persona tendenzialmente riaffronta passo passo delle immagini mentali, dunque c'è una desensibilizzazione sistematica allo stimolo che le permette poi di affrontare le situazioni che compongono solitamente il setting per l'insorgenza dell'agorafobia con rinnovato spirito e con una capacità adattiva diversa. Ora vi ho dato tutte queste mega informazioni, però voglio procedere un attimo passo passo, perché qui al bar questo è quello che facciamo. Che cosa accade tendenzialmente quando si riscontra, dunque quando si soffre di una fobia? La fobia per moltissimi pensatori è correlata simbolicamente a qualcos'altro. Prendiamo il concetto di agorafobia, dunque la paura degli spazi aperti. L'agorafobia di per sé, questa paura degli spazi aperti, potrebbe essere simbolicamente ricollegata ad altro. Mi prendo come esempio. Io ho una terribile fobia degli spazi aperti quando mi trovo in acqua. Dunque è una sorta di misto tra pensiero agorafobico ed idrofobico. Quando cercai di indagare un pochettino nel profondo il perché potessi avere questo senso di timore, la mia famiglia mi disse sempre: tu ci sei rimasto sotto quando hai letto 20.000 leghe sotto i mari, libro che in realtà è molto carino, vi consiglio. Ma non credo fosse quello il motore propulsivo. No, perché quando noi parliamo di aspetti traumatici, vi voglio sempre ricordare che abbiamo un primo e un secondo momento del trauma, cioè la prima volta che si riceve l'urto e la seconda volta in cui si sviluppa una risposta adattiva, che in questo caso è la mia agora barra idrofobia. Potremmo attribuirci dei significati, lo spazio ampio, la capacità di muoversi in un contesto complesso. Cosa potrebbe farci pensare se non il muoversi in quello spazio che è la vita, l'aspetto decisionale? Dunque simbolicamente quando parliamo di agorafobia potremmo proprio intendere
il fatto di dover saper prendere delle corrette decisioni, consapevoli che una volta prese potrebbero non avere una via di fuga, un'uscita. Per cui, in un certo qual modo, la possibilità è che l'agorafobia sia collegata anche ad una difficoltà di responsabilità, ma che non deve essere intesa come l'individuo è poco responsabile. Al contrario, deve essere intesa con una presa di eccessiva responsabilità da parte dell'individuo, che ora si trova in una situazione in cui qualsiasi movimento lui voglia fare potrebbe potenzialmente ledere a quello che è il suo percorso di vita, ma non in riferimento a se stesso, in riferimento alle preferenze altrui. Ecco che abbiamo un ipotetico comportamento quasi ossessivo, dove si va a considerare nella sfera più ampia anche le esigenze altrui. È come se ci fosse una sorta di eccesso empatico, ok? Ovviamente, sottolineo, stiamo divagando un pochettino. Quello che dico è corretto, ma ci stiamo permettendo delle libertà, diciamo così, stilistiche sulla questione. Tutto ciò è fatto per evitare che questo tipo di fobia venga presa in modo greve o venga presa in modo terribile. Al contrario. È complicato delle volte avere a che fare con persone che soffrono di questo disturbo perché spesso e volentieri, e questo è stato diagnosticato, un terzo della popolazione ne soffre e resta chiuso in casa. Infatti la casa è l'unico ambiente sicuro in cui l'individuo vuole rifugiarsi. E questo aspetto agorafobico è un aspetto da non sottovalutare perché potrebbe essere quell'amico o quell'amica che non esce di casa e all'ennesimo rifiuto perché si sente imbarazzato, magari non ce la fa a dirti: ehi, guarda, se andiamo in un centro commerciale, tachicardia, palpitazione e respiro affannato sono le cose che mi accompagneranno, per cui se andiamo fuori in due siamo automaticamente in cinque. Suona male, è come la depressione, è come il dover abbassare quell'ipotetico scudo protettivo che in un certo senso ci permette di essere un po' più belli, percepiti in modo migliore dagli altri. Non è un disagio da poco ed è per questo che secondo me va inteso come un'accettazione di quello che è l'esigenza altrui. Avete un amico che ha questo tipo di problema, che non ce la fa, appena in mezzo alla folla ha un sacco di panico, lo vedete che è incapace di muoversi. Non a caso, spesso e volentieri, questo tipo di fobia si lega anche ad un enorme altro disturbo, ovvero il disturbo di panico, dove si va a legare un'ulteriore mole di incapacità gestionale di quella che è la situazione, che insomma non permette un affrontare quella che è il qui ed ora in modo corretto. Come possiamo venire incontro a chi soffre di questo disturbo? Da amico, la cosa che potete fare è capire la sua esigenza e mettervela via, che magari quella sera vi fate una partita, che ne so, a FIFA in due, o vi fate una partita a COD in due, oppure vi guardate un film. Se con quella persona avete in un certo senso un legame affettivo, senza costantemente rimproverargli il fatto che non sia stato in grado di uscire o che non siate usciti, perché non è scontato. È come dire aggiungere un'ulteriore carica di senso di colpa ad una persona che già nei suoi confronti, tra l'ansia e il panico, insomma, non se la vive bene. È innegabile che l'aspetto simbolico di tutte le fobie abbia spesso e volentieri una connotazione esterna, dunque si rifaccia a qualcos'altro. Parlavo prima di me nel caso dell'idrofobia, agorafobia, quando mi dissero la questione delle responsabilità non la presi benissimo, però riflettendoci mi resi proprio conto che io avevo delle aspettative nei miei confronti e tante volte le persone intorno a me avevano delle aspettative, magari anche solo per un complimento, magari anche solo per il modo in cui si ponevano verso di me, che avevo paura di deludere. E guarda caso, l'aspetto di idrofobia potrebbe essere un aspetto, secondo la corrente magari più freudiana, maggiormente legato alla sfera materna, dunque una paura di prendere delle decisioni negative, o forse un enorme senso di colpa mai smaltito nei confronti delle mie figure genitoriali. Questo non lo so, però mi voglio mettere in primo piano. Uno perché ritengo sia un bel modo di condividere una cosa così assurda, e se ci pensate alle modalità col quale il cervello con la mente e la psiche trova delle strategie, perché comunque è innegabile che spesso e volentieri si accostino a queste situazioni
anche sensazioni viscerali, per cui la nausea, il vomito, le vertigini. Ci sono moltissimi aspetti che potrebbero correlarsi, gastriti nervose, difficoltà respiratorie, come il corpo prende anche in carico lo psichico, oltre che farti percepire questa sensazione di enorme paura, di enorme ansia. Però sì, vanno un po', in certo senso, affrontate con una chiave più leggera e anche con una giusta, a mio avviso, comprensione, che non è mai scontata e non è mai da poco. Questo voleva essere una piccola digressione sull'argomento richiesto e ovviamente lo scopo è uno scopo informativo. Se qualche vostro amico soffre di questo disturbo o se voi soffrite di questo disturbo e non ne avete ancora parlato con nessuno, non dico fate coming out, ma dico sì, parlatene, perché tante volte il parlare, togliendovi quella sensazione di oh mio Dio, cosa penserà l'altro, vi fa stare molto meglio di quello che potreste pensare. Però c'è una bellissima frase, e qua faccio un po' il common nerd di Tyrion, il Trono di Spade, che dice proprio questo, no? Che le tue debolezze diventino la tua forza. Io sono un nano, tu sei un bastardo. Questo è quello che dice Jon Snow. Ed è una cosa che ho apprezzato molto. È proprio uno forse dei motivi per i quali ho deciso di aprire queste sezioni un po' più informative di divulgazione.